Buongiorno amici, 9000 giri, l'officina con Luca e Mirko che è a bordo di questa vettura protagonista di questa puntata. Sì, ciao. Luca. Audi, ciao, ciao Frank. Ciao. Allora, quella dovevamo far vedere la settimana scorsa, poi alla fine ritardi, cose, la mm -hmm. facciamo vedere adesso in una botta unica. Questo è un Audi SQ5 col motore 3000 eh, turbo diesel. Ti stavo dicendo prima di iniziare, caspita, guardiamo le, 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 le prestazioni eh, stock. 347 cavalli, c'è il di capelli, Diesel mamma mia, cioè guarda che è una roba incredibile, questa proprio senza fare nulla, e, al di là della, della potenza iniziale, il cliente ci ha chiesto appunto di modificare sound e potenza, quindi per quanto riguarda la potenza abbiamo <coughs> montato abbiamo due opzioni o farla via seriale però siccome questa qui ha ancora un, eh, è in garanzia a lungo termine quindi ha fatto un'estensione un, un della garanzia il cliente non voleva rischiare quindi mh, gli abbiamo proposto inizialmente una seriale poi alla fine abbiamo optato per la centralina seleton come abbiamo già fatto vedere tante volte otteniamo gli stessi risultati Caricando il software su questa centralina esterna che il cliente può tranquillamente e comodamente sganciare, aspetta che ti faccio vedere il sistema. Quindi, molto semplice: si sgancia questo connettore, il cliente sfila la centralina, poi in macchina lasciamo una chiusura a circuito perché senza la chiusura circuito la macchina non parte viene volendo questo questo cablaggio che è uguale a tanti altri viene nascosto eventualmente si stacca anche il cablaggio dipende dal tipo di lavoro che eventualmente deve fare staccando questa la macchina ritorno immediatamente con la potenza iniziale con questa centralina siamo vicini ai 390 cavalli quindi cioè, diciamo, quasi a un pazzesco. pazzesco poi soprattutto al di là della potenza quello che cambia tanto è il valore di coppia perché essendo un motore diesel la coppia già iniziale è spaventosa andandogli a modificare diciamo anche la potenza conseguentemente si modifica anche la coppia è una roba veramente incredibile bisogna stare attenti a non andare oltre certi livelli per via del cambio che ovviamente sopporta fino a un determinato livello di coppia oltre il quale va rimappato anche il cambio. Quindi okay. siamo stati, diciamo, entro la soglia diciamo per di affidabilità non crisi per non metterla in crisi Beh, più che la meccanica proprio è, la, è, la, è il cambio l'impostazione sì, sì, sì. software del cambio che accetta fino a un determinato incremento di, di, di coppia sappiamo quali sono a seconda del cambio i limiti stiamo leggermente al di sotto così non, non ci sono se no abbiamo dovuto il cambio non lo possiamo fare tramite questo sistema bisogna rimapparlo via seriale però a quel punto ci saremmo trovati a modificare qualcosa di eh, strutturale all'interno della macchina. Okay. Oltre a questo, sempre per facilitare, forse lo vediamo dall'altra parte: quella Pasqua, se vai di là. Abbiamo montato il sistema che serve appunto per velocizzare la risposta su pedale acceleratore classico pedal booster che si vede lì con quattro selezioni diverse. Questo va a um, accorciare moltissimo la risposta sul pedale acceleratore, quindi una volta che la macchina entra in coppia, coppia e potenza vengono migliorate tramite la centralina. Con questo sistema si va a limare quel buco iniziale che tutte le macchine hanno, perché è impostata dalla fabbrica imposta in determinate frazioni di secondo. Eh, con questo sistema uno il cliente si va a selezionare uno dei quattro. Fai uno dei quattro programmi, e sceglie quello che ritiene più opportuno. Anche in questo caso il sistema si può spegnere, si può sganciare perché è attaccato col velco. Quindi assolutamente modulabile gestibili nulla di invasivo, si ritorna alla, alla situazione eh, stock originale in una frazione di secondo. quindi Direi che è un'ottima soluzione. Per parte motore l'abbiamo risolta così: okay. filtri. Queste vetture qui hanno tanti cavalli, hanno tante sigle sq 5, V, 6, T, eccetera. Cioè, cioè, però poi quando le accendi, esatto, il rumore è quello, lì, è quello lì, quindi a questo punto, diesel. esatto, io come dico sempre, poi noi abbiamo le nostre, le nostre idee, altri ne hanno altre, io sono sempre dell'opinione che su eh, vetture diesel, per due motivi sostanzialmente, perché già sul benzina sì, qualche cosa con lo scarico, per deve essere veramente una linea di scarico studiata dal collettore, catalizzatore, fino in fondo, allora c'è un incremento di potenza, Ad esempio, eh, Casi come la Super Sprint, diciamo così, quando fanno una linea di scarico completa la testano sul banco, ti dicono la macchina inizialmente ha questi cavalli, con la linea completa ti diamo questi cavalli di differenza, questo incremento di differenza. E con un sound diverso. E con un sound diverso. Stiamo parlando di vetture benzina. Guarda caso, se vai a scorrere i cataloghi, cioè non è che me lo invento io, se vai a scorrere i cataloghi delle ditte più, più grosse: Ragazon, Super Sprint, quelle Remus, quello che vogliamo. Pochissimi modelli diesel perché? Perché ovviamente non si riesce a ottenere un incremento di potenza andando a cambiare. Sì, se uno dovesse fare una preparazione più spinta, allora in questo caso si va a lavorare sul catalizzatore, si va a mettere un catalizzatore più aperto per diminuire la temperatura di gas di scarico e non creare problemi con le bronzine della turbina. Ma una preparazione normale, uno stage 1 come può essere questo. Non gli vai a proporre al cliente il cambio del, anche perché ha dei costi veramente notevoli, il cambio del, del downpipe. Se io vado a cambiare centrale terminale, sposto in maniera anche radicale la coppia dal basso verso l'alto, la macchina sotto diventa più, più goffa, più più perde, poi va a guadagnare in alto. È un lavoro che non va bene, perché se tu fai una preparazione, il cliente, una modifica, il cliente vuole avere la coppia in basso, non in alto, non è che deve andare in pista. Quindi sui diesel la modifica dello scarico, prima di tutto per un problema di prestazioni e poi perché, dal mio punto di vista, se tu vai a cambiare lo, l, il terminale o il centrale, il diesel è un rumore, ha un timbro basso, non ha un timbro alto come può essere un benzina, e quindi si, ha, si ottiene sì un po' di rumore, si ha però si ha sempre un rumore un po' tipo da trattore come io intendo descrivere, quindi cerchiamo di scartarlo. La soluzione che abbiamo proposto tantissime volte e questo sistema elettronico che viene ultimamente anche proposto di primo impianto o in optional, lo stesso impianto che proponiamo noi, il Max Haust, viene proposto di primo impianto dal gruppo Audi Volkswagen, dal gruppo Porsche e vabbè Maserati perché è stata la prima casa che ha eh, messo sul mercato questo tipo di impianto. Quindi adesso vi facciamo sentire, diciamo che il vantaggio di questo sistema è sostanzialmente uno che non tocchiamo strutturalmente nessuna parte meccanica della macchina, quindi la macchina rimane perfettamente omologata, questo è un, un aspetto molto importante da... Da tenere presente quindi uno dovesse mai venire fermato perché in strada viene fermato da una pattuglia e si sente questo rumore anche abbastanza imponente non toccando nulla di, struttur di strutturale l'impianto omologato quindi sia a livello di controlli eh, da parte della forza dell'ordine sia a livello di controlli durante le ipotetiche revisioni problemi il cliente zero un'altra opzione un altro punto di forza di questo di questo sistema è che una volta che il cliente dovesse decidere di vendere la macchina, e noi ne capitano spesso perché ne montiamo, siamo il primo rivenditore in Italia di questo genere di sistema, quindi abbiamo tanti clienti che nel corso di questi anni hanno deciso di cambiare macchina e a questo punto portano a noi prima di dare dentro la vettura vecchia, portano a noi la macchina, smontiamo il sistema e lo rimontiamo sulla vettura. Su vettura, vettura quindi anche questo da un punto questo di vista. Economico o chiamiamolo così di ammortamento, se vogliamo vederlo da un punto di vista economico, eh, è un altro plus, è un altro punto di forza, cosa che viceversa, se io montasse uno scarico su una macchina di questo genere, lo scarico nasce e muore su questa vettura. Quindi, sì, per specifico, alla fine non esatto, poi riciclando. Esatto. Ecco, terzo non ultimo eh, aspetto. Che ritengo positivo proprio in raffronto a montare uno scarico completo, mh, fisso sulla macchina. È il fatto che con questo sistema poi Mirko vi farà vedere come si setta da un punto di vista operativo, quindi si scarica un'app dedicata, il cliente si interfaccia con la centinella Bluetooth che noi andiamo a montare. E ha la possibilità di selezionare fino a tre, oltre 30 sound diversi, wow. quindi diciamo che alcuni sound vengono già preimpostati perché attraverso il selettore, poi Mirko vi farà vedere, ne abbiamo impostati tre inizialmente. Pescandoli da una banca dati di oltre 30. Al cliente piace di più il sound numero X, cambia, se lo carica, se lo carica può aumentare il volume, diminuirlo, spegnerlo, farlo entrare da un certo numero di giri, cioè è iper personalizzabile come sistema in maniera eccezionale, cioè non, non troverò mai una soluzione di questo genere mh, su un, 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 un impianto già fatto. Anche quelli con le valvole che hanno la possibilità di accendere, mm. spegnere o diminuire il sound, è, hai unicamente questa opzione, il sound è quello, chiuso. Certo. Ok, vai. Io direi a questo punto, Mirko, fai sentire o poi gli spieghi tu direttamente come funziona. Puoi cambiare uno? Sì, puoi sì, sì. sì adesso, questo qua è un sound impostato su un selettore. Adesso Mirko tramite app vi fa sentire un'altra tipologia di sound. L'effetto è pazzesco ma veramente questo lo senti sia dentro che fuori cioè nel senso che segue il numero di giri cioè è, 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 è come dire è un sound a tutti gli effetti come se avessi cambiato il terminale super... bello questo bello allora qua abbiamo l'app ovviamente da questa app noi possiamo accendere e spegnere il nostro sound system regolare il volume in più nelle impostazioni possiamo scegliere i tipi di suoni che vogliamo, abbiamo una selezione già di suoni preimpostati o altrimenti si possono scaricare altri tipi di suoni. E poi ci sono varie situazioni dove tu puoi cambiare il numero di giri, il, lo scoppiettino rilascio, in più questa macchina siccome è fornita del Drive Select è possibile eh, utilizzare cambiando direttamente, cambiando direttamente il... La selezione cambia anche il sound dipende uno come, da dove vuole impostarlo. Adesso siamo su Comfort ed è un suono su Auto, è un altro tipo di suono su Dynamic, un altro tipo di suono individual, rimane standard e poi c'è l'efficienza e cambia anche lì il, il sound. Grazie. Niente, grazie a voi, bellissimo Luca. Eh. Questa qui è quella su cui ho forse apprezzato di più, la... mi, mi sembrano molto azzeccati come sound. Ecco, però sì, no, no, guarda, con 30 possibilità, ognuno trova il suo ognuno, giusto. Guarda, ti faccio l'esempio banale: la settimana scorsa abbiamo avuto qua un cliente con una serie 1 diesel 120 diesel normalissima. Nella selezione c'è un sound similare alle M3, quelle 46 o T36, era zeccatissimo, cioè, sembrava un M3, un E36, pazzesco, no? infatti ha tenuto quello e quello Basta, per tutta non la vita. Ha più va. Per cui ci sono alcune macchine dove riesce anche a centrare il timbro in funzione proprio del, del, della tipologia di macchina, non è una cosa semplice ma a volte ci si riesce. Ok, vi chiedo solo questo, poi vi lascio andare, per un tipo di lavorazione così, per cui centralina non seriale sì. ma esterna, sì. pedal booster. E Uh, sound booster i tempi di lavorazione non mi chiedo preventivi, non voglio I sapere i prezzi, tempi. I tempi di lavorazione li facciamo in giornata. Ormai siamo arrivati talmente a un grado di, 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 di abitudine su questo genere di lavori che noi, ma neanche un, diciamo una, una mattinata intera. Perfetto, due Velocissimo. È velocissimo è gusti, a meno che, ad esempio, non so, settimana prossima avremo da fare la prima Golf 8, la Electronic. Quella bisogna capire un attimino di più. Magari non lo facciamo in mattinata, lo facciamo mattina pomeriggio. ecco, cioè, Però in mattinata facciamo tutto. Bello, bello. Da 0 100 quando siete contenti di aver dei Magut come vicini di casa da poco e eh, guarda la 0 a 100 guarda, siamo da -100, meno 20 perché rompono le palle scariciamo <ride> cioè, qua che quando facciamo il filmato il Magute lì che anzi quello fa apposta che struscia le sì. palle per te oggi terra. secondo me l'hanno fatto un po' apposta l'hanno fatto apposta spero che gli rompiamo un po' le palle va bene così posta. ciao Mirko grazie mille ciao 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 ciao, Frank. ciao ciao ciao, ciao ciao